Il mio intervento sarà sostanzialmente, visto il poco tempo, dare un quadro generale di quello che è gli obiettivi, le caratteristiche dell'azione messa in campo dai fascisti della Repubblica Sociale e dai tedeschi nella lotta al movimento partigiano. Io cercherò di velocemente di dare alcuni elementi che per evidenziare gli elementi comuni e le differenze e darò un quadro quantitativo di quello che sono per l'Umbria le vittime partigiane e civili. Ovviamente non sono dati definitivi, ma la ricerca è sempre in corso perché sempre si scoprono nuove violenze, nuove forme di violenza e io mi sono, come diceva il Presidente, lontano dopo il 2007 per questo libro ho utilizzato lo stato momento della documentazione dell'archivio dello Stato Maggiore dell'Esercito che è ancora più fornita della documentazione dell'Armadio della Vergogna. In realtà l'Armadio della Vergogna conteneva 696 fascicoli, un numero limitato e altrettanto interessante soprattutto per la parte delle responsabilità dei fascisti rappresenta le carte giudiziarie, in particolare della Corte d'Assise straordinaria, che era l'organo che era stato messo in piedi dopo la liberazione dallo Stato italiano per punire i fascisti. Dovendo inquadrare schematicamente quello che accade nei 10 mesi, dal settembre del 43 alla metà del luglio del 44, quando in Umbria si definisce l'occupazione tedesca, l'instaurazione del governo della Repubblica Sociale Italiana e l'attività partigiana, bisogna evidenziare che un risultato importante che raggiungono i partigiani, che sarà ovviamente involontariamente causa di molte violenze, soprattutto sui civili, è l'essere riuscito a far credere che i partigiani costituivano un pericolo costante. Un dato, la commissione di riconoscimento alla fine della guerra riconosce 4.300 partigiani combattenti e 2.000 patrioti. Se noi evidenziamo una relazione dello Stato Maggiore dell'Esercito di Salò, questa relazione ci dice che per l'Umbria sono stimati per il gennaio 44 10.000 banditi, per il febbraio 12.000, per il marzo 15.000, per l'aprile 18.000. banditi. Quindi nell'idea, nella considerazione dei fascisti di Salò, c'era che l'Umbria costituiva una zona assolutamente significativa di insorgenza partigiana. Quali sono le finalità, una volta nata la RSI, e gli obiettivi che le autorità repubblicane mettono in campo per combattere l'insorgenza partigiana? Un esemplare è l'azione compiuta in provincia di Perugia dal capo della provincia, Armando Rocchi, che viene nominato a fine ottobre 1943. Ora Rocchi, come gli studi per esempio di Anella Galliani sulle strutture della Repubblica Sociale e come altri personaggi umbri, fascisti repubblicani, penso a non solo Rocchi che è il capo della provincia, ma figure come a Pio Tesei, Rolando Palmieri, che guidano rastrellamenti che sono membri delle squadre di polizia federale. Tesei ha un curriculum particolare perché praticamente lui va e arriva da fascista, da squadrista, membro della federazione provinciale del DFR, del Partito Fascista Nazionale e poi partecipa alla Seconda Guerra Mondiale, dopo l'8 settembre si rifiuta di andare con Petrucco Badoglio e si arruola nelle SS italiane e lui avrà un ruolo di rastrellamento nel Perugino, ma soprattutto sarà nominato responsabile dell'ufficio investigativo a Reggio Emilia e sarà uno dei maggiori torturatori dei partigiani dell'area reggiana. Questi personaggi, ma prendendo un esempio per motivi di tempo propri, si trovano tra il cuchino e il martello. Perché? Si devono legittimare nei confronti della popolazione, legittimare lo Stato repubblicano. Dall'altra parte si sono alleati occupati nei confronti dei tedeschi. Da questa, come dire, discrasia, da questa continua frustrazione,
ne escono estremizzando la figura dei banditi, dei cosiddetti ribelli, che vengono sostanzialmente considerati anti-italiani, così come erano stati gli antifascisti durante lo squadrismo. Questa è una caratteristica del fascismo totalitario. Questo, tuttavia, pone però difficoltà organizzative, si trovano i fascisti repubblicani in Umbria. Rocchi, a fronte di una situazione in cui, ad esempio, nel febbraio 1944, il segretario del Partito Fascista Repubblicano di Foligno scriveva nei confronti di un'attività partigiana molto forte: quale sicurezza abbiamo noi? Disarmati, isolati, siamo completamente alla mercé di un attentato alle nostre persone. Non si chiede una guardia armata per ciascuno di noi, ma si chiede che tale forma di banditismo del nervoso venga una volta eliminata. Vederci però così abbandonati è una cosa che realmente scoraggia, e ciò può portare la maggior parte degli iscritti a disinteressarsi del partito. Che significa questo? Significa che le autorità repubblicane, la Guardia Nazionale Repubblicana, le squadre di polizia federale hanno estrema difficoltà a contrastare un movimento partigiano che, a partire dal novembre-dicembre, ma soprattutto nell'inverno 44, si fa sempre crescente, sempre più pericoloso. Perché hanno difficoltà? Perché, come dirà, rispetto a un ordine, a un'impostazione che i tedeschi avevano affidato alle autorità repubblicane dell'Umbria, così come delle Marche, diciamo di tutte le autorità nella retrovia della linea Gustav, l'ordine era quello di assicurare calma e ordine. I tedeschi sono impegnati nella linea Gustav, l'Umbria, peraltro come le Marche, sono una retrovia fondamentale per gli autori, per i tedeschi, anche in prospettiva di una ritirata, e quindi è necessario, fondamentale, avere le retrovie libere. In più l'Umbria, Paola Sparoli l'aveva evidenziato ieri, è importante dal punto di vista dell'economia per le forniture di generi alimentari e dei prodotti industriali per lo sforzo carico tedesco. Questo compito sostanzialmente fallisce da parte delle autorità repubblicane, non riescono a tenere a bada l'insorgenza partigiana. E è esemplificativo quanto scrive Rocchi degli stessi rapporti che ha con le autorità territoriali tedesche. Cosa scrive Rocchi? Nei confronti del colonnello Wallassau, che comandava la piazza di Perugia. L'insostenibile situazione locale legata all'utilizzo da parte tedesca delle forze italiane distratte dai servizi da me comandati a fare azioni varie di polizia, senza informarmene nemmeno successivamente, tanto che si arrivava a comandare al capo della provincia cose ineseguibili e non sensate, causando sensibile scontento politico in ambiente fascista, disorientamento di gerarchie e perdite di prestigio notevole. Le difficoltà però erano non solo nei confronti dei tedeschi, che volevano avere, ad esempio, avevano il controllo del comando interforze provinciale di polizia, costituito sia alla fine di settembre a Perugia, ma le difficoltà erano anche all'interno delle autorità della Repubblica Sociale, in particolare tra Guardia Nazionale Repubblicana e il capo della provincia. Rocchi, esperto, criminale di guerra, ricercato nel dopoguerra delle autorità jugoslave per quello che commette nella repressione del movimento partigiano in Dalmazia, entra in contrasto anche con l'ispettore regionale della Guardia Nazionale Repubblicana, Roberto Gloria, perché Gloria ha una visione statica della distribuzione delle forze della GNR. Rocchi, esperto di controguerriglia, non solo vuole guidare tutte le forze di polizia, ma guidarle in maniera più efficace, con squadre mobili. Lui, non a caso, nonostante i contrasti, metterà in piedi un reparto mobile della Guardia Nazionale, la cosiddetta Compagnia della Morte, che avrà un ruolo importante in una serie di azioni. Se queste sono le difficoltà dei fascisti e la caratterizzazione delle autorità fasciste, prendendo un esempio che poco tempo con la provincia di Perugia, i tedeschi, già di Milano, credo gli abbia delineato un po' quello che era il rapporto, i rapporti all'interno della struttura di occupazione tedesca,
avrà parlato in camera di un sistema policratico in cui c'è una moltiplicazione di competenze e una duplicità di funzioni. Sostanzialmente il contrasto si determina tra non solo l'autorità politica, ma l'autorità militare. In sostanza l'ambasciatore, il comandante dell'SS Polizei Wolf e l'ambasciatore Rahn e il feldmaresciallo Kesselring che comanda il fronte del sud-ovest, del sud-est, ma all'interno delle stesse autorità militari si determina una competizione tra il comando polizia SS e la Wehrmacht. Ciò darà vita, non abbiamo tempo, a una serie di contrasti che verranno risolti dall'alto comando a Berlino, perché sostanzialmente era successo che il 3 aprile Himmler aveva definito l'Italia centrale settentrionale Bande Gebelli, area di bande, e quindi la competenza per la repressione doveva andare alle SS polizzati. Kesselring non vuole questo, si arriva a un accordo e questo accordo si determina, si inserisce proprio nel pieno, ne parleremo adesso, dell'azione di rastrellamento rappresaglia che parte per Liguria e per le Marche nella primavera del 44. Il 1 maggio si definisce l'accordo su come combattere le bande. Questo accordo si struttura così: nelle zone del fronte la responsabilità è della Wehrmacht e quindi nelle retrovie, come sono in questa fase Umbria e Marche, la responsabilità è delle unità di SS polizzai. Viene creato un comando per la lotta contro le bande e poi due comandi sempre delle SS polizzai per l'Italia centrale, che comprende Toscana, Umbria, Marche, al comando del colonnello Burger, e per il nord un'altra area di lotta alle bande, e questa competenza spetta alla polizia SS, però dal 1 maggio sotto la supervisione del feldmaresciallo Kesselring. In sostanza Kesselring ha l'ultima parola sulla conduzione della lotta. Questo determina seri problemi per il nostro movimento resistenziale, per i civili. Io sono d'accordo con quello che recentemente ha scritto Carlo Gentile, è uscito due settimane fa un libro sulle strati di crimini di guerra tedeschi in Italia, in cui lui distingue per i tedeschi una triplice guerra, così come fa Pavone qualche anno fa aveva fatto per la resistenza. Qual è questa triplice guerra? I tedeschi mettono in campo Wehrmacht, SS polizzari, una guerra contro gli alleati, secondo condotta in maniera dura ma secondo il diritto bellico, una guerra contro i partigiani, in genere determinata, seguita, fatta al di là dei crismi del diritto bellico, anche tedesco, una guerra contro i civili messa in campo in alcune zone, in alcuni periodi, da alcuni reparti, in maniera assolutamente criminale e superiore contro la Convenzione dell'Aia del 1907, la Convenzione di Ginevra del 1929, lo stesso diritto bellico tedesco, diritto militare tedesco. In Umbria, quali sono le fasi in cui si determina questa azione contro i partigiani, che determina però anche, si determina contro i civili? Tre fasi. Prima fase, metà settembre 43, primo di marzo 44, quando cioè si ha l'occupazione tedesca, la nascita della RSI, lo sviluppo del movimento partigiano. Seconda fase, fine marzo 44, prima metà di maggio 1944, la fase dei grandi rastrellamenti che va a troncare la stagione d'oro della resistenza umbra, che va dalla fine dell'autunno al marzo appunto del 44. Una terza fase che va dalla fine di maggio del 44 alla metà di luglio del 1944, quando l'Umbria viene liberata. In queste tre fasi, come diceva il Presidente, io mi sono occupato ormai del lontano 2007 di questa pubblicazione, di questi
stragi civili, noi abbiamo questi dati che vi do velocemente. La commissione di riconoscimento partigiani ha riconosciuto alla fine della guerra 250 partigiani morti e 50 feriti. Ovviamente su questi dati bisogna fare la tara, così come il riconoscimento dei partigiani bisogna fare un lavoro di approfondimento. Io, utilizzando i documenti dello Stato Maggiore dell'Esercito, delle relazioni carabinieri, incrociati con le carte giudiziarie e quello che abbiamo di bibliografia, ho calcolato in questi 10 mesi 159 episodi di violenza, divisi in 18 stragi con vittime al di sopra delle 5 persone morte, 45 civili tra i 2 e i 5 morti, un centinaio di violenze isolate, per un totale di 377 vittime civili, 33 feriti. Ovviamente sono dati costantemente da modificare, da approfondire, probabilmente da ampliare, perché per alcune violenze, penso agli stupri, non sempre venivano denunciati. In queste tre fasi, il 90% degli episodi di violenza si concentrano nella seconda e terza fase, che va nei grandi rastrellamenti, e nell'ultima fase, nei cosiddetti ritirata aggressiva tedesca, in cui si definisce si hanno azioni di rastrellamento, rappresaglia e violenze comuni. L'Umbria, per sua fortuna, per sfortuna, la parte centro-settentrionale diventa linea del fronte. Non dimentichiamoci che la linea aperta passa per il lago Trasimeno e lì i tedeschi hanno filo da torcere. Non vi faccio tante citazioni per tempo. Il sistema degli ordini si sintetizza in questo. I tedeschi avevano Kesselring il 7 aprile, il 17 giugno un ulteriore ordine generale a tutte le forze. Esemplificativo quanto dice il maggiore Herman durante il rastrellamento che colpisce la zona più sud dell'Umbria tra il 29 marzo del 44 e il 14 aprile, la cosiddetta grande operazione contro le bande, la cosiddetta e poi dal 12 al 14 operazione Uova di Pasqua. Il maggiore Herman scrive, rispondendo al capo della provincia Rocchi, che si lamentava per le violenze compiute a Cascia e Norcia, le truppe impegnate nella lotta contro i ribelli hanno l'ordine di condurre questa lotta con la massima durezza ed energia, perché solo in questo modo possono essere ottenuti dei risultati tangibili. Vedrebbero con soddisfazione una collaborazione più intima da parte delle competenti autorità civili. Il loro compito supremo consiste nel tenere libere ad ogni interruzione le retrovie sulle quali transitano il rifornimento per le truppe combattenti sul fronte italiano. E d'altra parte il feldmaresciallo Kesselring cosa aveva scritto il 7 aprile? Qual era l'ordine di massima dato a tutti i suoi sottoposti? Con le bande si agirà con azioni pianificate, bisogna inoltre garantire la continua sicurezza delle truppe contro attentati e attacchi. Il primo comandamento è l'azione vigorosa, decisa e rapida. Chiamerò a rendere conto i comandanti deboli e indecisi, perché mettono in pericolo la sicurezza delle truppe loro affidate e il prestigio della Wehrmacht tedesca. Data la situazione attuale, un intervento deciso non sarà mai causa di punizione. Si crea un sistema per cui i tedeschi hanno questo orizzonte. Si copre, devono esercitare il massimo zelo nel combattere l'insorgenza partigiana. E non si dice cosa devono fare di preciso, ma si assicura e si garantisce la copertura delle responsabilità ai vari comandanti dei diversi reparti. In questo modo si dà sostanzialmente carta bianca. Si dà carta bianca perché gli ufficiali sanno comunque che essere coperti e saranno comunque coperti. Ecco perché, come scriverà, come ha scritto Klinghammer nell'opera dell'occupazione del libro sull'occupazione tedesca, esisteva una considerevole autonomia personale, gli ufficiali, su come eseguire gli ordini emanati. Questa supposizione consente di spiegare perché in alcuni casi furono massacri e altri minori, perché alcuni massacri assunsero forme di bestiali carneficini
fine, mentre altri si svolsero sotto forma di fucilazioni, perché alcune unità si resero più volte responsabili di massacri e altre in misura minore o per niente. Dovendo fare alcuni esempi, penso a quello che accadde al confine meridionale dell'Umbria, alla strage di San Michele di Monte Tancia, dove ad agire sono il 7 aprile del 1944 uomini della prima compagnia del 20° reggimento SS Polizzari. Sostanzialmente sono poliziotti che vengono d'ufficio arruolati nelle SS. A Monte Tancia c'è una piccola squadra, al confine proprio con l'area di Calvi dell'Umbria al sud, c'è una piccola squadra di partigiani romani chiamata Stella Rossa. La strage, l'unità viene annientata durante il grande rastrellamento che segue queste disposizioni che è inserita, si arriva, e io l'ho chiamata, ci sono delle pubblicazioni di storici locali, il modus operandi è una piccola Sant'Anna di Stazzerma, ovviamente una differenza di vittime, sono 18 le vittime uccise. Ma cosa succede? I uomini, quando arrivano i rastrellatori, appoggiati dal capo della provincia di Rieti, non dimentichiamoci le responsabilità delle autorità fasciste, dicevo prima, non riescono a fare attività da soli, ma fanno da supporto con l'unità della GNR e con i delatori. Poi, perché poi la polemica, se avremo modo di parlare, Marcellini, su come considerare quelle azioni fatte dai partigiani della Gracchi. Quindi questa unità annienta i partigiani, cattura i civili, ma gli uomini sono scappati, i contadini, tengono questi civili, si parla di un gruppo di donne, tra cui una donna incinta, bambini e anziani, la sera, dove hanno tenuto in ostaggio tutto il giorno, bruciano la chiesetta della frazione, trucidano i sette donne, i sette bambini e 4 anziani, 18 civili. Lo stesso reparto però a Calvi dell'Umbria, a distanza di qualche giorno, applica quello che Brinkham dice la matrice maschile della guerra e uccide 13, fucila sulla piazza di Calvi, una delle maggiori stragi umbre, il fascicolo è proprio nella parte della Vergogna, uccide e fucila sul posto 13 persone, alcuni antifascisti indicati lì da un colonnello del GNR e dal figlio. La situazione, quindi vedete, lo stesso reparto se la prende con donne, vecchi, bambini e di là uccide 13 sulla piazza e 3 contadini fuori dal paese. La fase peggiore però l'Umbria la quando, non solo durante la primavera di sangue, la Pasqua di sangue, durante cui ci sono questi rastrellamenti che coinvolgono, dal 27 si parte Gubbio, Scheggia, Fossano di Vico, poi si scende e lì agisce il 103° reparto esplorante della terza divisione Granatieri Corazzati, il reparto esplorante è un'unità tratte da questi reparti corazzati, potentemente armati e motorizzati. Alcuni uomini di questo reparto scende poi nella parte meridionale dal 29 al 14 di aprile e poi dal 17 di aprile fino al 1 di maggio viene investito l'area centrale di nuovo settentrionale della regione con un grande rastrellamento che riguarda anche le province di Ancona, di Macerata, quindi Materica, poi Cantiano e poi Gubbio, poi Valvadino, Nocera, fino quasi ad Assisi. È difficile quantificare in questa fase quanti sono i morti, qualche centinaio, e anche difficile distinguere i civili dai combattenti partigiani. Per la Gramsci, ad esempio, soprattutto gli slavi che hanno esperienza di guerriglia riescono a sganciarsi, passare per l'Abruzzo e ritornare nelle aree successivamente di Norcia e Carancia. Concludo facendo riferimento alla terza fase dell'offensiva delle violenze, quella che si ha durante quando l'Umbria diventa linea del fronte e quando cioè il sistema degli ordini
durissimo, che vi ho velocemente illustrato, si interseca con una fase in cui l'esercito tedesco, pensate che nella battaglia di Cassino, poi nella Divinità di Roma, le unità tedesche, le divisioni tedesche vengono ridotte al 20% dell'operatività. Solo la quarta paracadutistica, la Wehrmacht, riesce a mantenere il 50% degli effettivi. Questi uomini, queste unità che si ritirano, la 14ª l'umbra è sotto la competenza della 14ª armata, ma ormai siamo unità di cui è difficile anche identificare come sono costituite, perché si integrano e si mischiano, perché ormai sono un esercito in rotta, fino almeno alla linea Albert nel lago Trasimeno, dove si attesta la linea. Qui abbiamo l'intersecazione di una situazione che Carlo Gentile ha definito psicologicamente dura per i tedeschi. Io qui brevemente vi cito queste poche parole delineate, proposte proprio pubblicate da Carlo Gentile. C'è questa relazione del colonnello Fritz Furriel. Siamo lungo la via Flaminia, siamo durante la ritirata, si sono già ritirati tedeschi da Roma. L'area piena di aerei nemici che mitragliano e bombardano le colonne in fughe. La via Flaminia è zeppa di automezzi in fiamme. Dovunque si vedono le fumate nere dei mezzi che bruciano, si sentono esplosioni. Sta accadendo ciò che ogni persona di consenso aveva previsto da tempo. La ritirata si è trasformata in una fuga disordinata. La 14ª armata è completamente battuta. Il gruppo di armate è diviso in due tronconi. Davanti a Roma si è aperto un buco gigantesco e il capitano Mikkelsen, un ufficiale della 26ª Panzer Division, riferendosi a un paese probabilmente dell'Appennino umbro marchigiano, scrive: in questo momento mi trovo alla moglie, scrive, in questo momento mi trovo in un piccolo e sudicio paesino di montagna. Gli abitanti hanno tutti l'aspetto di banditi. Si capisce subito che sono gentili con noi soltanto perché hanno paura. Rispetto a questa fase, rispetto a questa situazione, psicologicamente i tedeschi si trovano. Da un lato sconfitti, si sentono sconfitti, dall'altro incrociano giovani italiani in età di leva che non fanno niente e nasce la frustrazione, si sentono frustrati. Dall'altro c'è la psicosi del partigiano, vera o reale, vera o meno quanti partigiani erano attivi, i comandi, gli ordini, si parlava, si scriveva. Le segnalazioni degli atti di guerra parlano di attacchi partigiani continui. Rispetto a questa situazione la reazione non può che essere spietata e tutti gli ufficiali e anche i soldati hanno la necessità di combattere, di fare terra bruciata e non distinguono più tra combattenti, partigiani e civili. In più, siccome la ritirata è spicciola, e dobbiamo dimenticarci l'idea di questo esercito potentemente armato, perché la ritirata, io sto analizzando, c'è questo progetto di Atlante nazionale in cui si farà un quadro, di cui il ministro partecipe, in cui si farà un quadro nazionale delle stragi, e ci sono, e la difficoltà nasce da questo, ci sono singoli episodi che coinvolgono una, due, tre persone, piccoli gruppi di soldati. Due, tre soldati che arrivano in un casolato in campagna e rapinano. Cioè, che significa? Si dà la stura anche a quello che è la criminalità comune. Soldati che diventano criminali. Ovviamente nessuno, la gendarmeria, la polizia militare segreta, non ha più forza né volontà di contrastare questo. Ecco perché, e chiudo con questa citazione, ecco perché sostanzialmente nell'area, ad esempio, una delle più colpite, perché passa la riva dalla città della Pieve e del lago Trasimeno, i diari dei preti di quel territorio sono stati pubblicati in un disco che hanno fatto un libro di Colangeli, si scrive questo, ad esempio si trova scritto questa cosa. Il parroco di Ierna, un piccolo paese trapiegato a Tavernelle, scriverà: tedeschi considerati discendenti di Attila, a perenne ricerca di Ova, Vinum e Mulieres, o se no, degni figli di quel frate sparatato di Lutero. Il popolo tedesco è più barbaro e feroce della terra. 20 secoli di civiltà cristiana, anziché ingentilire quel popolo,
hanno acuito la sua efferata barbarie. Grazie.